delle chiese orientali. La Chiesa Armena Cattolica nasce dall'unione di una parte della Chiesa Apostolica Armena e la sede apostolica romana. Le radici sono in Cilicia, ma la storia di questa fede è passata anche dalla Turchia per tornare poi definitivamente in Libano. In Terra Santa la presenza armena è datata al V secolo. È nata come divisione, diciamo separazione definitiva, nel 1740. E dopodiché praticamente siamo stati soggetti alla politica di quel tempo e ciascuno ha avuto la sua identità definitiva. Ma come ho detto, la Chiesa armena sempre gode la stessa e unica espressione di fede universale della Chiesa di Gesù. La Chiesa Armena Cattolica a Gerusalemme sorge in un luogo speciale per i cristiani, lungo la Via Dolorosa, fra la terza e la quarta stazione della Via Crucis, la strada che segna le tappe del cammino e la prima caduta di Gesù, ma anche l'incontro con la Vergine Maria, la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Ed è proprio in questo luogo ricco di storia e cultura che si incontra un'altra piccola comunità cristiana di Gerusalemme, una chiesa davvero minoritaria se si considera che in tutta la Terra Santa ci sono soltanto 90 famiglie armene cattoliche, rappresentate da un vescovo senza clero con il titolo di esarca, che ha giurisdizione su tutti gli armeni cattolici di Israele, Palestina e Giordania. La diversità dei riti liturgici è un aspetto fondamentale nella vita della Chiesa. La celebrazione del rito armeno è un misto di rito romano e rito bizantino, con il celebrante assistito da un diacono. Gerusalemme è un vicariato patriarcale. Siamo stati sempre soggetti alla politica, siamo ancora soggetti alla politica perché i nostri membri della Chiesa Armena Cattolica di Gerusalemme, non essendo tutti dentro le mura, quindi praticamente è difficile, devono avere dei permessi per poter venire a praticare nella loro chiesa. Quindi potete trovare gli armeni cattolici in tutte le chiese non armene, ma cattoliche, là dove è la Chiesa è vicina a loro. Ringrazio il Signore che i nostri sono sempre praticanti e fedeli alla Chiesa e questa è una grazia eccezionale. La Chiesa Armena Cattolica fu riconosciuta da Papa Benedetto XIV tra l'anno 1740 e l'anno 1758. È presente con comunità in Libano, Iran, Iraq, Egitto, Siria, Turchia, Israele, Palestina e in altre realtà della diaspora armena nel mondo. Il numero dei fedeli è stimato in 540.000, mentre il primate della Chiesa Armeno-Cattolica è il Patriarca di Cilicia con sede a Beirut, Nerses Bedros XIX, Tarmuri. Come il suo popolo, la Chiesa armeno-cattolica ha avuto molte difficoltà nel corso della sua storia. Nel 1915 il popolo armeno è stato vittima di uno dei più grandi crimini della storia, il genocidio perpetrato dai turchi. Tra massacri e deportazioni morirono 1,5 milioni di persone. A Gerusalemme la Chiesa armeno-cattolica sorge nel souk arabo, dove ogni giorno transitano centinaia di pellegrini e dove si intrecciano via vai continui di musulmani ed ebrei. La sfida è la testimonianza cristiana, non confessionale. Cerchiamo sempre di dare quel buon esempio a tutti quelli che ci circondano, sia ebrei che musulmani, perché qualche volta succede che chiedono, fanno delle domande interessanti qualche volta e cerchiamo sempre di dargli una spiegazione che li avvicina a Cristo, a Dio. Qui, presso la quarta stazione della Via Crucis, un anno fa è stata inaugurata la Cappella dell'Adorazione Eucaristica. Ed è da qui, dal cuore della Via Dolorosa di Gerusalemme, che parte e si diffonde incessante una preghiera di intercessione per il Sinodo delle Chiese Cattoliche a Roma. Le aspettative sono piuttosto non per la Chiesa armena, tanto che per la Chiesa cattolica in Medio Oriente. Quello che ci manca, e quello il più insistente per me,
e la comunione, di trovare il mezzo dove nessuno si sente sacrificato per l'altro, di trovare una fratellanza come erano gli apostoli. Nel secondo punto che noi cerchiamo o aspettiamo di questo sinodo è finalmente anche di dare una testimonianza alla Chiesa universale, per evitare di dire alla Chiesa occidentale, di conoscerci meglio e di avere gli stessi diritti nelle nostre chiese come abbiamo nella nostra Chiesa grande, universale, con Pietro, il Papa.